Finanza ed economia spiegate in una manciata di minuti. Questo è un po' il claim che sta alla base del nostro format, le fonti Fast Finance, che ritorna per ciò che leggete in sovrimpressione, per spiegare un concetto in particolar modo che riguarda il mondo del trading, che poi naturalmente, dopo essere un concetto, diventa anche un modo per agire operativamente parlando in modo più sicuro e più mirato. Analisi tecnica operativa, il trading su accumulazione. Esistono diverse fasi di mercato. Sicuramente lo sapete benissimo, una di queste è quella dell'accumulazione che si rifà a una teoria ben precisa. Fatemi presentare colui che sale in cattedra con me, anzi che sarà il professore principale, sapete che ci divertiamo a usare questi termini per Fast Finance, su questo argomento che è Enrico Jayskat col Trend. Enrico, ben trovato per Fast Finance. Grazie dell'invito, un saluto a te Manuela, e spero di essere degno del nome professore che mi hai carinamente Vabbè, affibbiato. e insomma, perché diventa un po' un appuntamento di educazione finanziaria, chiaramente, che abbraccia tanti aspetti dell'economia e della finanza, sperando di essere utili. E allora, a questo proposito, partiamo da quello che voglio definire un po' un glossario finanziario, cioè quello che ci fa capire fondamentalmente di cosa parliamo. Cartello numero uno, abbiamo delle grafiche che ci aiutano un po' a entrare nell'argomento. Che cosa si intende per area di accumulazione? Configurazione dell'analisi tecnica in corrispondenza della quale gli operatori aprono posizioni lunghe su indici o titoli in vista di una ripresa del rialzo dei prezzi. Quando si verifica, cartello numero 2, contestualmente a un trading range che separa una fase di mercato al ribasso da una fase di mercato al rialzo. Gli operatori tendono ad acquistare il titolo o l'indice che ha generato quella particolare configurazione per sfruttare la successiva fase di rialzo. E abbiamo voluto, per completezza di informazione, anche farvi vedere, cartello numero 3, i contrari, cioè quali sono altre fasi di mercato, quelle di cui parlavo poco fa. Esistono diverse fasi di mercato, area di distribuzione e figura di inversione. Allora Enrico, partiamo dal fatto che appunto se ci riferiamo all'accumulazione, ci rifacciamo a una teoria ben specifica. A te. Sì, ci rifacciamo a una teoria che è la teoria di Charles Dow, che sostanzialmente è il padre dell'analisi tecnica. Charles Dow nasce nel 1851 e muore purtroppo troppo presto nel 1902 e è il fondatore del Wall Street Journal e in questo giornale lui andava semplicemente a pubblicare degli articoli che parlavano proprio di analisi tecnica, di prezzi, di movimento dei prezzi. Aveva creato degli indici che erano relativi al settore industriale, al settore dei trasporti, e lui semplicemente misurando, contando proprio in maniera molto semplice il movimento dei treni, andava a giudicare se c'era un sufficiente trasporto di materiale da un'industria a un'altra, e questo gli faceva quindi presupporre che ci potesse essere un aumento dei prezzi se ci fosse stato un movimento maggiore e viceversa una diminuzione dei prezzi se ci fosse stato un movimento minore su rotaie. Quello che è importante è che ha isolato alcuni movimenti primari dei trend di mercato, dei prezzi, e quello che vediamo oggi è proprio la fase di accumulazione. Lui parla di un inizio di trend rialzista che avviene proprio con la creazione della fase di accumulazione, ossia dopo una lunga discesa. Coloro che sono più ben informati, i cosiddetti investitori più importanti, big player, maniforti, chiamiamoli come vogliamo, comprano in silenzio dei titoli o degli indici che sono a sconto sul mercato e quindi cominciano per l'appunto a accumulare, da qui la parola accumulazione. Poi successivamente c'è la fase di speculazione nella quale il mercato, anche i piccoli investitori, prendono coscienza del movimento dei prezzi e quindi poi seguirà la fase di euforia e così via, fino al prezzo massimo, all'area massima dei prezzi, che è la fase di distribuzione. Ma oggi vedremo appunto nel dettaglio il più possibile la fase di accumulazione, quella che sostanzialmente è un'occasione per tutti, sia per gli investitori ma anche per il trader che con pazienza, esaminando i grafici, riesce a cogliere
quest'area che è un'area semplicemente di trading range dopo una lunga discesa dei prezzi. Enrico, spiegavo bene questo silenziosamente. Tu hai detto cominciano a comprare in silenzio i titoli. Che cosa si intende? Perché silenziosamente? Intanto bisogna dire che i movimenti del prezzo durante la fase di accumulo sono lenti e quindi è per questo, cioè collegato appunto a questa velocità, cioè il fatto che si comincia a entrare sul mercato e nel mercato comprando in modo, come dire, cioè con cautela, ecco, cosa si intende? Sì, si intende sottotono, low profile, ossia senza grossi volumi in pochissimo tempo. Si preferisce comprare in un tempo più lungo a pacchetti, quindi ogni volta dei volumi bassi, piccoli pacchetti per accumulare senza farsi, tra virgolette, notare. Poi effettivamente, come vedremo nei grafici, il movimento che dà il là all'inversione di trend e quindi alla fase di accumulazione invece denota un movimento esplosivo, un aumento fortissimo dei volumi. Ma mentre il prezzo è ancora, chiamiamolo, dormiente dopo la lunga discesa, i più avveduti, coloro che sanno e che giudicano il prezzo estremamente interessante, pian piano cominciano a metterlo in portafoglio, ma senza, tra virgolette, appunto, farsi notare, senza acquisti roboanti. E allora, teoria e pratica in Fast Finance, vediamo subito un esempio su un grafico di un titolo azionario che è BlackBerry. Enrico, eccolo qui. Esatto, qui abbiamo BlackBerry, peraltro su un time frame weekly, e proprio dimostra come dopo una lunga discesa, e per lunga, insomma, parliamo anche di qualche anno, come può accadere spesso, il prezzo forma un cosiddetto bottom, ossia un fondo, ossia un livello oltre il quale non scende, è un livello nel quale gli investitori, le maniforti, credono e quindi giudicano in base a dividendi, piano industriale, bilancio e così via, giudicano che quel titolo a quel prezzo sia assolutamente un affare e quindi cominciano lentamente a metterlo in portafoglio. Cosa succede? I venditori, coloro che sono a ribasso, cioè short, cominciano piano piano a chiudere le posizioni, i compratori cominciano appunto piano piano ad entrare e quindi queste forze, tra virgolette, in contrasto, pur senza volumi eccezionali, si annullano e quindi il prezzo rimane in un'area di congestione, solitamente un rettangolo, ma vedremo, può essere anche un triangolo, rimane in un'area di prezzo senza direzionalità. Compratori e venditori si annullano e quindi il prezzo rimane, tra virgolette, ingabbiato, spesso anche per un lungo periodo di tempo. E poi vediamo come successivamente, e qui vediamo proprio i volumi che io ho messo con la freccetta in rosso. I volumi nel momento in cui il prezzo esce da quella fase di congestione sono molto molto alti. Cosa vuol dire? Che chi era short, gli investitori che puntavano al ribasso chiudono le loro posizioni. Per chiudere una posizione short, il mercato ti obbliga ad aprirne una long per annullarla. A questa si sommano invece gli acquisti vergini, chiamiamoli così, dei compratori. E quindi c'è una serie di volumi importantissimi che vanno a validare, a confermare la bontà del movimento che fuoriesce dal trading range, dando il là poi, come vediamo, all'avvio di un trend rialzista. Ecco, per prezzo ingabbiato ovviamente tu intendi nel senso che non abbiamo una chiara direzione, no? In questo Sì, caso diciamo che dei c'è un'area prezzi. supportiva e un'area di resistenza. Quando il prezzo scende, rimbalza sull'area supportiva, e quando arriva la resistenza, essa lo respinge. Quindi è semplicemente un saliscendi in un contesto grafico molto ristretto. Ok, allora andiamo a vedere un altro grafico che è quello di Carrefour. Tu dicevi, allora, la fase di trading range può essere identificata con un rettangolo, come abbiamo visto prima, ma anche da un triangolo, ed è questo caso, giusto? Sì, anche qui su Carrefour siamo su un time frame weekly, a dimostrazione che il downtrend spesso la fase di discesa può essere prolungata e anche profonda. E poi vediamo nel triangolo una fase nella quale i prezzi restringono sempre più il loro trading range, per cui compratori e venditori hanno un'attività frenetica. I compratori sono disposti a comprare all'interno del triangolo Carrefour a un prezzo sempre più alto, ossia ogni volta che il prezzo scende non attendono che torni al livello più basso all'inizio della base del triangolo, ma sono disposti a comprarlo sempre a un prezzo più alto, e questo dimostra che credono chiaramente, chiaramente nel titolo. E anche in questo caso
con la candela giapponese, vediamo le candele giapponesi, la candela settimanale che ho inserito in un'ellisse gialla previdenziarla è quella che rompe al rialzo la fase di congestione del triangolo e anche in questo caso vediamo dei volumi altissimi che chiaramente denotano molto probabilmente un'inversione di trend. Anche in questo caso chi era short chiude le posizioni, chi punta sul titolo entra fortemente in acquisto alla rottura del livello e quindi vediamo poi con molta calma, ma il trend sostanzialmente si inverte da ribassista a rialzista. Ok, e quando avviene la rottura rialzista dei prezzi, cosa succede? Così possiamo vedere forse anche un altro esempio grafico. Beh sì, succedono solitamente due cose, o il prezzo prende e parte in maniera molto ripida al rialzo, oppure siccome l'analisi tecnica solitamente statisticamente funziona, può succedere quello che vediamo nel grafico di Crédit Agricole e rimaniamo sempre sul time frame weekly, succede appunto che la rottura al rialzo dell'area di congestione, qui siamo di nuovo in un rettangolo, spesso richiede che il prezzo, prima di partire definitivamente al rialzo, debba riaccumulare. Cosa significa? Che il livello di resistenza, la parte alta del rettangolo, viene retestato, in questo caso come supporto, perché il prezzo lo va a colpire dall'alto, e il supporto va a essere validato, il prezzo riparte e quindi sostanzialmente questa è una cosa ottimale, perché chi ha perduto l'ingresso al rialzo nel momento in cui il prezzo ha sfondato il rettangolo può rientrare a una seconda occasione nel momento in cui il prezzo lo retesta come supporto. Enrico, un'altra domanda. La fase di accumulazione si può verificare solo su azioni importanti, con volumi importanti, oppure su azioni più sottili? Ma tendenzialmente si è sempre pensato che le azioni sottili rispondessero meno ai dettami dell'analisi tecnica, ma in sostanza no, non è così, perché le azioni cosiddette sottili, quindi quelle che sono poco scambiate, che hanno una bassa liquidità, ossia hanno un basso flottante, per flottante si intende il numero delle azioni che sono disponibili sul mercato. Chiaramente un titolo come Apple avrà sicuramente un maggior numero di titoli sul mercato a disposizione di tutti rispetto a BS, che è il prossimo grafico che andiamo a vedere. Eppure, nonostante questo, BS addirittura in due occasioni mostra con due figure diverse come l'accumulazione anche sui titoli sottili avvenga e come in maniera estremamente precisa. Nel primo caso abbiamo un rettangolo dopo una lunga discesa, qui siamo su un time frame daily. Nel secondo caso abbiamo un triangolo e in tutti e due i casi, nel momento in cui il prezzo rompe al rialzo, anche qui i volumi confermano la bontà del segnale. Questo significa che per quanto ci possano essere una maggiore quantità di titoli in circolazione, nel momento in cui c'è un segnale rialzista, quei pochi titoli vengono comunque ricercati anche dagli investitori. Per cui è dovere e opportunità per il trader come per l'investitore non andare a sottovalutare le opportunità che il mercato offre, anche sui titoli sottili. BS è appunto un titolo sottile italiano. Allora, abbiamo anche un ultimo esempio da fare a livello grafico. La premessa è questa, e te la giro come domanda naturalmente. Quando parliamo di fase di accumulazione, può essere che questa fase duri a lungo, cioè che possa anche un po' snervare il trader e l'investitore. Ti chiedo se è così e soprattutto cosa bisogna fare in questi casi. È sicuramente così perché ci sono poi le varie congiunture, ossia io posso, io trader o investitore, posso seguire un titolo che ritengo aver raggiunto un livello di prezzo estremamente interessante in base alle sue caratteristiche. Faccio un esempio, magari Tesla a un certo livello di prezzo può essere troppo cara, nel momento in cui c'è una fase di panic selling o di spavento comunque sui mercati, il prezzo può scendere velocemente, pur arrivando a un livello interessante. Se però il contesto generale del mercato, se il sentiment non è positivo, magari posso avere delle remore e preferisco attendere il momento in cui il sentiment va a essere più sereno. E sul grafico successivo, rimanendo su un titolo non piccolissimo, ma comunque non primario italiano, e parliamo di Banca Ifis, cosa accade? Accade esattamente questa situazione.
siamo sul time frame weekly e quello che vediamo è come nell'arco del 2020 Banca IFIS avesse raggiunto un livello di prezzo estremamente interessante, ma in quel frangente, come ben sappiamo, si viveva una fase difficile per i mercati per la situazione pandemica, e quindi anche Banca IFIS, pur non andando a rompere i minimi che aveva fatto, e quindi parlo del doppio minimo alla base del rettangolo, non aveva sufficiente forza per ripartire, per cui il prezzo comunque conveniente basso non trovava sufficiente forza per un contesto generale negativo del mercato. Ma nel momento in cui il prezzo rompe il rialzo, e vediamo la freccia rossa, fase di trading range, anche in questo caso i volumi sono sicuramente importanti, sono più del doppio rispetto alle sessioni settimanali precedenti, e quindi anche in questo caso un titolo non seguito da tutti, non importantissimo, rispecchia in maniera millimetrica, oserei dire, come vediamo dal grafico, i dettami dell'analisi tecnica che aveva fatto rendere importante e conosciutissimo Charles Dow. Charles Dow, che appunto dal suo nome prende il nome il Dow Jones, insieme a un altro studioso, Jones. Le teorie dell'analisi tecnica di Dow, che peraltro non scrisse mai dei libri, ma le sue sono solamente raccolte appunto dei suoi articoli sul Wall Street Journal, sono teorie a tutt'oggi valide e seguite dagli investitori, le teorie che vogliono i movimenti primari dei trend in borsa accompagnati dai volumi. Quindi, come abbiamo visto altre volte anche per altri analisti grafici importantissimi del secolo scorso, la borsa è ciclica, quello che è successo succederà ancora, e i movimenti dei prezzi semplicemente sono la somma di tutte le speranze, le aspettative, le notizie che ancora non sono uscite degli investitori. Per questo si dice solitamente nel regno dell'analisi tecnica Wall Street che the price is the king, il prezzo è il re. Esatto, e allora andiamo a rivedere, così riassumiamo un po' il concetto che abbiamo analizzato oggi anche e soprattutto con degli esempi pratici con Enrico Gei. Appunto il tema, l'area di accumulazione, cosa si intende, configurazione dell'analisi tecnica in corrispondenza della quale gli operatori aprono posizioni lunghe su indici o titoli in vista di una ripresa del rialzo dei prezzi, lo fanno silenziosamente, questa è una cosa che abbiamo imparato. Cartello numero 2, appunto, quando si verifica contestualmente a un trading range che separa una fase di mercato al ribasso da una fase di mercato al rialzo, cosa fanno gli operatori? Tendono ad acquistare il titolo o l'indice che ha generato quella particolare configurazione per sfruttare la successiva fase di rialzo. I suoi contrari quali sono? Cioè altre fasi fondamentalmente di mercato, area di distribuzione, figura di inversione. Vuoi aggiungere qualcosa, Enrico? Ma vorrei aggiungere semplicemente che il web e quindi la possibilità di operare su piattaforme avanzate permettono a tutti di tenere monitorati una quantità importante di titoli azionari, di indici o di commodities, e quindi credo sia doveroso fare un lavoro sommerso da parte del trader per andare a cogliere e quindi a unire questi due aspetti. Oltre 120 anni fa Charles Dow creava l'analisi tecnica, oggi il trader le stesse teorie può riportarle in maniera semplice con la tecnologia e quindi approfittarne, per cui è doveroso seguire tramite il web quello che succede sui mercati, avendo un ampio bouquet di titoli in watch list. E allora questo è Fast Finance sulle fonti TV, alla prossima puntata, grazie a Enrico Gei. Io ringrazio te Emanuela, ringrazio le fonti TV e chi ci ha seguito, e alla prossima occasione. Assolutamente.